È iniziato sabato con l'inaugurazione della tradizionale Margutiana d'arte e proseguirà per tutta la settimana fino a venerdì 31 agosto il calendario delle iniziative per la festa del patrono di Macerata, San Giuliano. Un corposo programma di manifestazioni promosse dal Comune in collaborazione con Proloco, CIF e varie associazioni cittadine. Passeggiate alla scoperta delle bellezze storiche, spettacoli teatrali, concerti, bancarelle e i menù della tradizione nei ristoranti, bar, trattorie, osterie e ovviamente negli stand gastronomici. Giorno clou dei festeggiamenti venerdì 31. Il 31, che è il clou della festa che è proprio del patrono, lo stand gastronomico aprirà alle ore 12.30, poi gli spettacoli dalle 20, più o meno intorno alle 20, con Ennio Monachesi, con delle poesie, poi ci sono il gruppo delle espressioni, un gruppo musicale, delle ballerine brasiliane e poi finiamo con i fuochi d'artificio. Data la grande varietà delle iniziative organizzate per la festa del patrono San Giuliano, ha detto l'assessore Manzi, non ci rimane che prendere in mano il programma e lasciarci andare. San Giuliano si conferma essere una festa molto partecipata e non solo dai maceratesi. Anche lo scorso anno abbiamo visto, tutti gli anni San Giuliano è molto partecipata, lo scorso anno poi devo dire c'è stato veramente un incremento molto forte delle presenze, non soltanto dei maceratesi ma anche dei turisti che quest'anno sono numerosi in città e poi di tutti coloro che vivono nell'entroterra. È un appuntamento abituale nel calendario di fine estate e ci fa piacere che Macerata, un po' nello spirito di San Giuliano, sia quanto più accogliente e ospitale possibile.